Signore e signori, buon pomeriggio dall'Aeronautica Militare e dalle Frecce Tricolori, 18 giugno 2023. Allora divertiamoci ed emozioniamoci, perché è arrivato davvero il momento di festeggiare questo 100° compleanno della nostra Aeronautica Militare con il verde, il bianco ed il rosso della nostra pattuglia acrobatica nazionale, i colori della nostra bandiera durante la pressurizzazione. Alla nostra sinistra i 10 MB339 delle Frecce Tricolori, allineati qui sull'aeroporto di Pratica di Mare, pronti a dare il via a questa fantastica esibizione. Allora salgono i giri del motore Viper dei nostri 339 che corrono sulla pista di Pratica di Mare, sezioni in volo. Andiamo.
andiamo su dalla voce del nostro capo formazione, Diamante punta dritto verso il cielo azzurro per la prima spettacolare apertura. Eccola la prima separazione, tre sezioni con il solista al centro che poi dirigerà la nostra sinistra, dalla quale entrerà con la prima manetta del suo programma. Nel frattempo le due sezioni disegnano due gigantesche foglie di quadrifoglio che si chiuderanno proprio al centro davanti a noi. Allora è lì che puntiamo le nostre fotocamere, 5 velivoli alla nostra sinistra, 4 quelli alla nostra destra, 3, 2, 1, foto.
questa circonferenza perfetta che stanno all'interno dell'aeroporto di Prendita di Mare, poi in verde e va su con questo pull-up negativo di 3G. Nostra destra leggermente alle spalle, è arrivato il momento di presentarvi una manovra a noi particolarmente cara in questo 2023, perché la vogliamo dedicare al maggiore Alessio Ghezzi, Pony numero 5 delle Frecce Tricolore 2023, che ci ha lasciato un mese e mezzo fa, che era solito girare questa manovra in compagnia di Pony numero 4, secondo gregario sinistro, il suo padre corso capitano Oscar Del Dozzo, e simmetrico. Pony numero 10, maggiore Federico Pacheco, quasi davanti allo specchio, il nuoto e si va a posizionare in coda alla formazione, poi gregare in linea di fronte, ovvero uno a fianco all'altro, a disegnare il maestoso calice della pattuglia acrobatica nazionale, che si è arrampicato nuovamente ai 1500 metri, disegnando questo looping in configurazione a calice, un calice, perché no, di un buon vino italiano, una delle eccellenze del nostro paese. Allora, mentre si completa questo looping con il calice di Agnelli, si allontanerà dal suo repertorio un tornò lento, una rotazione lenta e continua sull'asse longitudinale, in cui la difficoltà principale è proprio quella di mantenere sempre costante e fluida la velocità di rotazione senza mai scadere di quota. Chiude la promessa su Bianchi dietro, e sarà ancora una volta un lasciandosi cadere nei suoi stessi fumi e riguadagna la piena efficienza di superficie alla lì prima di acrobatico delle Frecce Tricolore, presentata per la prima volta nel 2015 a Legnano Sabbia d'Oro, battezzata qualche mese dopo a settembre a Rivolto per il main show che celebrava la 55esima stagione acrobatica delle Frecce Tricolori. Si rinnoverà oggi con il verde, il bianco e il rosso, la nostra bandiera, grande, grande emozione. Arriverà a tutta velocità da sinistra per toccare le corde del nostro
portato letteralmente a mezz'aria prima di venire giù nella sua vite controllata e alla sua quinta stagione da solista. Alla coda numero 11, questo fa di voi il nostro 12° uomo. E allora, se quello che avete appena visto vi ha dato un'emozione, facciamo arrivare fin lassù il nostro grande applauso al tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Applauso per ricordare un altro nostro collega scomparso che ha la cura proprio del velivolo numero 8, il capo velivolo, aviere capo Vincenzo Barriale. Ed eccolo il doppio tonno con gli interni, poli numero 2 capitano Alessandro Sommariva, poli numero 3 capitano Leonardo Leo, che scavalcano il 4 e il 10, poi da loro nuovamente scavalcati a riprendere la posizione via i colorati. Il nostro leader e poi il suo countdown e i suoi gregari non se lo lasciano ripetere due volte. Siamo completamente circondati dai velivoli della pattuglia privata incarnazionale. Allora è arrivato per voi il momento di scegliere il vostro pony preferito e seguirlo in questo mezzo looping, seguito da una affondata inversione in volo dritto in questo istante fino a raggiungere la quota che è stabilita, puntare il centro della display line, ed è lì che puntiamo anche le nostre fotocamere perché saranno nove direzioni diverse. Inferiore del nostro display a disposizione del nostro solista che arriva tutto alla nostra destra, riportarci indietro con un filo di volo con una delle manovre basiche della formazione aerea per il rete, il cielo di quello che mi parla con il suo filo bianco in serie di tornò con il velivolo in una particolare configurazione. Infatti il carrello è estratto, configurazione questa in cui la finestra tra la velocità minima di sostentamento dell'aereo e quella massima oltre la quale rischierebbe di danneggiare il carrello e di soffocare il ci sta così dimostrando ancora una volta le grandi doti di manovrabilità di questo addestratore tutto italiano. Ad una delle domande più ridomanti dei nostri appassionati, ovvero qual è la distanza minima tra un MB339 e l'altro. Allora, puntando in verto mentre imposta questa Schneider con gli aerofreni estratti, si è abbassata l'ala delta destra, si è alzata l'ala sinistra della formazione a scoprire il ventre tricolore dei nostri macchieri. 1,80 m, 2 metri per un volo condotto interamente a vista dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale. E oltre alla formazione il solista si è già rilanciato in quella che è probabilmente la manovra più celebre di tutto il suo repertorio, possibile solo con l'uso sapiente e coordinato di tutti i comandi di volo nella loro massima espulsione.